Oggi sono un po' emozionata perché siamo in compagnia di un nostro fantastico ospite, il regista, il celebre regista Ruggero Deodato. Buonasera Ruggero. Buonasera a voi tutti. Allora, ci parli un po' di lei, ci dica un po', insomma, cosa ha fatto. Noi sappiamo che lei, insomma, sono anni che lavora nel cinema, è stata a contatto con i più grandi artisti e registi di tutti i tempi. Quindi ci racconti un po' la sua carriera o ci dica qualche curiosità. Se dovessi raccontare tutto quello che ho fatto, ci vorrebbero mesi. E ho cominciato, ogni modo, ho cominciato, ero giovanissimo, a 18 anni, ho fatto prima l'aiuto di Roberto Rossellini. Ho fatto con lui sette film, A come... questo proposito, scusami Ruggero se ti interrompo, possiamo ammirare le nostre fantastiche foto, appunto, che ti Ecco, in questo vedevano caso sì, vicino. sono Ecco. vicino a... Sono... c'è tutta la faccia, c'è Isabella, Ingrid, c'è la moglie di Renzo Ricci, Eva Magni, poi c'è la tata delle due ragazzine e c'è Roberto che sta accarezzando Isabella. È una fotografia del lontano 1960, Beh, credo. direi un ricordo splendido, Sì, insomma. sono passati 46 anni. Dopodiché ho cominciato a viaggiare con altri registi, con Carlo Ludovico Bragaglia, Sergio Corbucci, Mauro Bolognini, Losey, Otana Ra, Puccini, E adesso, diciamo, Freda. ultimamente invece ti stai occupando più di fiction, insomma, Eh di sì, televisione. ultimamente, Vogliamo cioè, ricordare. allora, salvo i miei 46 film per il cinema, poi Che ho cominciato a sono? fare anche della fiction e Ecco, vediamo ho queste fatto un altre film che è foto. diventato un cult importante nel Con mondo, si chiama Cannibal Holocaust. Qui il vediamo una fotografia con fantastico Tarantino che sta Tarantino. ascoltando perché era meravigliato del film, dice, ma come hai fatto a farlo? Io stavo spiegando come si Ma faceva. qui eri un po' arrabbiato No, 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 oppure sto immedesimando su un nella personaggio parte? che lui aveva ammirato nel film. E per esempio qua ci sta Enzo G. Castellari, che è un altro regista, che sta nel fondo, ci sta lui e poi c'è un altro regista americano, Joe Dante. Senti, invece parlaci di questa tua esperienza in incantesimo. L'incantesimo è stato divertentissimo perché insomma, io ho già fatto della fiction, molta fiction, uno dei miei successi è stato I ragazzi del muretto, tanti anni Ah, fa. come no? I famosi ragazzi del E, muretto. però era un po' di tempo che non facevo più fiction, ma ero dedicato una tolta e ritornato alla mia la pubblicità che faccio Ecco, qui sempre. scusami intanto Ruggero se ti interrompo, vediamo le immagini di Corinne Clery che da quest'anno è stata anche protagonista appunto Sì, ha fatto di Incantesimo. l'incantesimo, è stata protagonista di Insomma, di 4-5 alcune episodi, sì. puntate. E quindi dicevi ti sei divertito molto. Ah, mi Ma sono molto divertito perché ho portato una ventata di novità e di gioventù, malgrado la mia età, però mi dicono sempre che io riesco a dare un po' di gioventù. E quindi, e poi ho allargato il campo a più cinema, perché prima magari era tutto, l'incantesimo era tutto rinchiuso nei primi piani, primi piani, primi piani, primi piani, invece io sono riuscito a dare respiro, a far vedere i posti, a far muovere gli attori anche in altri Quindi hai dato un habitat. tocco di dinamicità alla serie, diciamo. Assolutamente sì. Allora, Ruggero, invece ultimamente cosa hai fatto? Qual è stata l'ultima? Ultimamente sono andato a Buenos Aires e Miami, dove ho fatto un videoclip con un cantante italiano che però vive ad Atlanta, negli Stati Uniti, e sta avendo un ottimo successo. E poi ho girato anche a Roma dove credo sono stato ripreso anche dalla cast, dalla vostra cast. Ah sì, dalla nostra casa. Infatti, io devo svelare una curiosità ai nostri amici. Il casting per il videoclip di Ruggero Deodato è stato fatto proprio da noi, insomma, proprio tramite il nostro Io che videocasting. E ero sono dentro. scelti, sono stati scelti i protagonisti, giusto? Però andate avanti, dopo. Aspetta, poi lui si fa là. Però poi, dopo. Ti mettere anche qui, ti mettere anche davanti a Poi ci me. pensa lui. Vai con la musica! Ma no la prima! Ma no la seconda! Dietro, chiudetevi! So ugly.
partito a fare un casting online, perché poi di questo si tratta, questa è la novità. Di solito i provini vengono fatti per ore e ore e ore, invece questa comodità di avere tutto online, tutto digitalizzato. Infatti da Miami ho chiamato la mia amica Nicoletta Costantino e lei mi ha organizzato tutto quanto con la casa. I potenti mezzi. Non solo, ma ha trovato un locale straordinario che nel video sembra proprio di stare a Chicago, perché è veramente un posto straordinario. E devo dire, poi ho fatto la moltiplicazione dei panni, perché avevo 27 comparse, sembra nel video invece ce n'ho 2005. Quindi sei riuscito a moltiplicarle. Sì. Bene, allora cari amici, io ringrazio ovviamente il nostro fantastico ospite Ruggero Deodato, che insomma spero ci ritornerà a trovare. Che dici, Ruggero, ce la possiamo fare? Delle novità.